Secondo lei l'Italia dovrebbe uscire dall'euro? Ma il problema non è che cosa può fare l'Italia, ma che cosa consentiranno all'Italia di fare. Oggi vi è una situazione tale che i gruppi dirigenti che controllano l'Europa e i gruppi dirigenti italiani sono d'accordo di resistere contro qualsiasi attacco e quindi non uscire dall'euro. Si stanno formando all'interno dei paesi delle forze crescenti, che a quanto pare in Italia sono già in maggioranza, per uscire. Questo determinerà uno scontro e quindi ogni elezione diventerà come il referendum nel Regno Unito. Lei auspica comunque un'uscita dell'Italia dall'euro? Se non riusciamo a far cambiare l'organizzazione europea e la politica europea, nel senso che tutti i cittadini sono uguali, allora in queste condizioni allora è preferibile prendere di petto una situazione e quindi uscire. Quali potrebbero essere le conseguenze del ritorno alla lira per l'Italia? Uscita governata o uscita non governata? Nel caso dell'uscita governata esistono delle tecniche che ovviamente devono ottenere il consenso della Banca Centrale Europea, che deve aiutare il processo, e della Unione Europea, e non ci dovrebbero essere delle grandissime conseguenze, anche perché non si sottolinea il fatto che oggi la bilancia dei pagamenti italiani è in attivo. Quindi se funzionasse il mercato noi dovremmo avere una rivalutazione della lira, non una svalutazione. Per cui questo tra l'altro è un momento ideale per farlo. Mentre l'uscita non governata, allora probabilmente l'attacco speculativo contro il debito pubblico italiano indurrà le persone a venderlo, lo spread riandrà alle stelle, la gente si spaventerà e la situazione può sfuggire di mano. Perché gli uomini politici italiani non vogliono uscire però dall'euro? Perché hanno paura.